Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi si ritorna a parlare di stampa 3D. Era un po' che non trattavo questo argomento tra vacanze e recensioni varie, ma finalmente si torna a parlare di stampa, in verità con qualcosa di vecchio. Come avrete notato, qua vicino a me c'è la mia vecchia e fida Aneta 8, la stampante con cui mi sono approcciato al mondo della stampa. Una stampante per certi versi terribile, un sacco di difetti, un sacco di debolezze, ma sicuramente ottima per chi si vuole addentrare nel mondo della stampa 3D in modo un pochettino più approfondito. Infatti, proprio per tutti questi suoi difetti, la stampante stessa ci obbligherà ad andare a cercare delle soluzioni, spesso che vanno oltre a quelle che sono la temperatura di stampa piuttosto che lo spessore dei layer o la quantità di riempimento. Problemi proprio tecnici. Ma non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere questa stampante, a cui oggi andremo a fare anche un piccolo upgrade, oltre a tutti quelli che vedete già fatti. 67 Lab. Piccolo disclaimer, quello che vedrete in questo video sono le mie esperienze personali con questa stampante e i modi in cui sono andato a risolvere alcuni problemi. Non è detto che siano i modi migliori, non è detto che siano i modi corretti. Si tratta semplicemente del mio modo personale di averli affrontati. Iniziamo ora a conoscere questa stampante. Come vedete, la stampante ha subito nel tempo parecchie modifiche. Se andate a cercare online delle foto di questa stampante, vedrete che nella sua versione originale è un pochettino diversa da quello che vedete adesso, in quanto sono stati fatti numerosi upgrade stampati in 3D o semplicemente delle aggiunte. Come vedete qua ci sono delle parti elettriche, delle parti elettroniche in più, ci sono delle parti anche solamente estetiche, c'è l'interruttore. Ma adesso andrò a parlarvi di ognuna di queste modifiche. Dopodiché passeremo all'upgrade di cui ho parlato prima. Iniziamo dalle modifiche strutturali. Le modifiche strutturali sono servite a rendere un pochettino più rigida tutta la struttura in modo da evitare vibrazioni e rendere quindi le stampe un pochettino più pulite. La community di questa stampante, quando l'ho acquistata e anche ancora adesso, è veramente enorme, per cui non mi sono sbattuto a disegnare parti nuove, ma mi sono appoggiato a Thingiverse, dove si può trovare ogni tipo di upgrade possibile per lei. Come vedete qua abbiamo degli inserti in plastica viola che mi aiutano a tenere la quadratura del telaio, in quanto senza di questi muoverebbe in modo veramente assurdo. Gli inserti che vedete sotto la base della stampante, qua e qua sotto, servono invece proprio per irrigidire la parte bassa del telaio, in quanto con l'aggiunta di quest'altro upgrade, che è il tendicinghia, possiamo andare a tendere in modo corretto questa cinghia, ma andremo a flettere il telaio in policarbonato, per cui occorre andare appunto a irrigidire il tutto. Volendo ci sono altri parecchi upgrade da fare al telaio senza modificarne la struttura, perché poi c'è la possibilità di cambiare in toto il telaio con uno in profilati d'alluminio, ma questo è un discorso a parte e non è detto che prima o poi non faccia anche questo grandissimo upgrade. Senza cambiare invece il frame originale ci sono ancora tutta un'altra serie di aggiunte proprio per andare a stabilizzarla ulteriormente. Se siete curiosi fatevi un giro su Thingiverse scrivendo Aneta 8 o Aneta 8 upgrades. E se il motore di ricerca funziona, troverete veramente una marea di pezzi. Ma torniamo agli upgrade. Abbiamo detto tendicinghia per l'asse Y. In questa posizione troviamo invece il tendicinghia per l'asse X. Anche lui stampato in 3D, ovviamente. Il tendicinghia da questa parte è accompagnato dalla modifica che troviamo qua, che serve per il fissaggio della cinghia, mentre nella versione originale, proprio in questa posizione, abbiamo il tiraggio della cinghia, che però viene fatto in modo molto molto approssimativo, per cui uno dei primi upgrade da fare. E visto che abbiamo parlato della parte qua dietro per il tendicinghia dell'asse X, quello che muove l'estrusore, andiamo sull'estrusore. Altra modifica necessaria fin da subito è stampare un ugello per il raffreddamento dell'ugello. Scusate il gioco di parole. In quanto quello in dotazione è un ugello veramente base che non raffredda a dovere il filamento durante l'uscita. Anche di questo ne ho trovato di ogni forma e dimensione. Io ho scelto questo in quanto esteticamente mi piaceva di più. Devo dire che non funziona male. Passando ora alle modifiche della parte elettrica e elettronica, come vedete qua abbiamo un groviglio di cavi veramente pazzesco. Ci sono parecchie modifiche che permettono di boxare tutta questa parte qua, ma non ho mai avuto voglia di farle. Per cui mi sono accontentato di fare delle aggiunte da queste parti.
Modifica praticamente obbligatoria, i MOSFET. I MOSFET servono per far sì che la corrente che va a scaldare il piatto e l'ugello non passi attraverso la scheda madre. Infatti vengono aggiunti i MOSFET che sono, e qua qualche elettronico potrebbe picchiarmi, degli interruttori che vengono attivati dai segnali che arrivano dalla scheda madre. Quindi nel momento in cui l'ugello deve scaldarsi, il segnale parte dalla scheda madre e va a far scattare il MOSFET che darà corrente alla resistenza nell'ugello prendendola direttamente dall'alimentatore anziché farla passare attraverso la scheda madre stessa. Ho detto modifica obbligatoria in quanto se si va a leggere su articoli vari su questa stampante non sono rari i casi in cui la scheda madre abbia preso fuoco. A me fortunatamente non è successo. Quindi in questa parte, come vedete, ho aggiunto due MOSFET, uno per il riscaldamento dell'hot end e uno per il riscaldamento del bed. Su questo bellissimo supporto giallo fosforescente, vi faccio notare quanto le mie scelte cromatiche siano discutibili, troviamo queste schedine stampate che sono i TL Smoother. Tanto per farsi di nuovo picchiare da qualche elettronico, queste schedine sono dei filtri che vengono inserite tra la scheda madre e il motore. Questo perché durante la stampa i motori girando creano all'interno delle correnti parassite che potrebbero tornare indietro nel circuito. Questi filtri servono a fermare queste correnti parassite. Il risultato che dovremmo avere con l'inserimento dei TL Smoother dovrebbe essere una stampa molto più liscia e soprattutto, ed è in verità l'unico pregio che ho trovato io, una stampante un po' più silenziosa. Prima di aggiungere i TL Smoother, gli step della stampante erano veramente un concerto. Adesso sono un concerto a un volume leggermente più basso. Sempre parlando di parte elettrica, sappiate che la stampante quando vi verrà consegnata non ha un interruttore di accensione, quindi per accenderla e spegnerla occorre togliere la spina oppure inserire una ciabatta con l'interruttore. Quindi con pochi euro ho acquistato questo interruttore che ho inserito all'interno di questo scatolotto e mi permette di accendere e spegnere la stampante da qua anziché dover staccare la spina come vi ho detto prima. Un'ultima aggiunta assolutamente facoltativa è questo piccolo lettore di schede con la sua piattina che ho attaccato semplicemente qua con il biadesivo e che ha un connettore che si va a infilare direttamente nella scheda nello slot per la micro SD. In quanto se vedete in mezzo a tutto questo groviglio di cavi andare a piantare la micro SD non è sempre facilissimo, tant'è che più volte mi è caduto in mezzo ai fili, in mezzo all'elettronica, ho dovuto recuperarla con le pinzette se non girando la stampante. Quindi upgrade facoltativo ma abbastanza consigliato. Anche questo lettore costa pochi euro. Qua sopra troviamo un supporto col suo bel vitone che serve a andare a inserire la bobina. Quindi abbiamo la vite, inserisco la bobina, chiudo con il dadone e qua in mezzo resta pizzicata la bobina. Molto molto comodo anche questo upgrade con i suoi supporti nella parte alta. Addirittura un po' esagerato in quanto la rotazione sulla vite avviene su dei cuscinetti, per cui mi è capitato un paio di volte di trovare la bobina srotolatissima in quanto per qualche motivo magari si è incastrata, poi tac e ne srotola mezzo metro per volta. Questo soprattutto su bobine un po' scadenti, quelle non arrotolate bene. Però anche questo qua molto comodo, per di più adattabile a diversi diametri interni della bobina con l'adattatore apposito. E con questo abbiamo finito tutte le modifiche che ho fatto per ora a questa stampante. Quello che voglio fare adesso è un ulteriore upgrade che ho in un cassetto già da parecchio tempo, ma come vedete la stampante è, una volta che è arrivata la Ender 3 è stata un pochettino povera, messa da parte. Quello che andrò a fare adesso è andare a sostituire tutte le boccole a ricircolo di sfere che troviamo all'interno di questi supporti. Ne abbiamo 3 qua e 4 sotto al bed con delle bellissime boccole in plastica autolubrificanti. Chiamarle boccole in plastica è un po' sminuirle, in quanto si parla di materiali molto tecnici, autolubrificanti, molto molto resistenti, che vengono utilizzati in tantissime applicazioni, anche molto pesanti. Io adoro questo tipo di prodotto, tant'è che anche al lavoro, tutto dove mi è stato possibile, ho sostituito cuscinetti piuttosto che boccole, piuttosto che carrelli e guide lineari, con oggetti di questo tipo. Procediamo a operare.
Ecco qua, questa è la boccola a ricircolo che c'era all'interno del supporto, che non è di altissima qualità. Andiamo ora a sostituirla con la boccolina Igus, che è perfettamente intercambiabile. Dopodiché, con le mie pinze da Seger costose da 6 euro, che si piegano solo a guardarle, provo a reinserire il Seger. E il primo è andato. Proviamo a inserirlo. C'è un pelino di gioco, però secondo me una volta montate daranno veramente un grande vantaggio alla stampante. Ok, proseguiamo. La prossima volta spendo qualcosa in più per la pinza per Seger, perché fa veramente schifo. Tutti i carrellini dell'estrusore sono stati sistemati. Andiamo a rimontarli. Non scorre proprio liscissima, la qualità dei carrelli e delle forature probabilmente non è pazzesca, ma confido nel fatto che, essendo una materia plastica, si prenda un po' la forma. Pezzi come questo li ho stampati prima di aver fatto tutti gli upgrade alla stampante e devo dire che la stampa è veramente pessima. Infatti mi sa che sarà un pezzo che dovrò ristampare e sostituire quanto prima. Le stesse boccole che ho sostituito qua ci sarebbero anche sullo scorrimento dell'asse Z, ma non vado a sostituirle in quanto i movimenti sull'asse Z sono sempre molto piccoli e quindi non trarrei grossissimo beneficio. Meglio utilizzarle sugli assi, diciamo, veloci, su quelli su cui si fanno movimenti rapidi per andare a stampare. Estrusore rimontato. Passiamo ora al bed. Come prima cosa togliamo il connettore e poi vediamo se riusciamo a togliere i carrellini senza dover smontare tutta la parte bassa. Ed ecco qua i quattro carrellini dell'asse Y. L'operazione più difficile, che è togliere i Seger con questa bellissima pinza. Anche i quattro carrelli dell'asse Y sono modificati, quindi tutti e quattro con la boccola Igus. Non ci resta che rimontare tutto. Purtroppo dal video non credo che si capisca, ma queste boccole hanno una resistenza variabile a seconda della posizione in cui sono. Si sente che c'è qualche sfera che probabilmente ha qualche problema. Queste qua in verità hanno un pelino di gioco, ma quando vanno a lavorare a coppia sicuramente viene un po' compensato, tant'è che sull'asse X, che è il primo che ho modificato, al momento oppone un po' di resistenza al movimento. Andiamo a reinserire le barre. Il movimento è molto molto fluido adesso. Completiamo il lavoro andando a rimettere il bed. Un altro upgrade che sarebbe comodo fare è la modifica del tipo di regolazione, ma pigramente non ho ancora avuto voglia di farlo. L'upgrade prevede di modificare il piatto inferiore, quello su cui si avvitano le viti che sto avvitando adesso, sfondando il foro. Il foro non sarà più un foro filettato, ma un foro passante. E andando a stampare delle ruotine su cui viene poi applicato un dado per fare la regolazione direttamente da sotto, un po' come avviene sulla Ender 3 che ho già fatto vedere più di una volta. Questo renderebbe più facile il livellamento del piatto, nonché estenderebbe la possibilità di stampare su tutta questa superficie, mentre adesso ho dovuto tagliare dei vetri leggermente più piccoli in modo da avere ancora accesso alle quattro viti di regolazione. E con questo abbiamo concluso l'upgrade. Non resta quindi che collegare nuovamente la stampante alla rete elettrica, provare a fare un azzeramento, regolare il piatto e mandare in stampa.
Quanto tempo che non accendevo. Essendo che la stampante ha due motori sull'asse Z, occorre sincronizzarli. Per sincronizzarli ho stampato queste due maschere, anche queste provenienti da Tingiverse, che servono per posizionarle alla stessa altezza. Posizionandole sotto e muovendo a mano i motori con gli step disabilitati, quando capiamo che più o meno lo spessore oppone la stessa resistenza a entrare, sappiamo che abbiamo i due motori sincronizzati abbastanza bene. Mi ero dimenticato di tendere la cinghia. Riproviamo un azzeramento. Spettacolare. Anche il bed è regolato. Abbiamo fatto partire una stampa, uno squaletto che prima di tutte queste modifiche sicuramente non sarei riuscito a stampare. Ci sono giunti stampati sul posto, ci sono piccoli dettagli, ci sono un sacco di cose che alla fine del primo montaggio non si sarebbero riuscite a stampare. Tutti gli upgrade che vi ho fatto vedere hanno portato miglioramenti alla stampa e adesso abbiamo una stampante che, pur essendo una cosa economicissima, funziona molto bene. Calcolate che ovviamente c'è stata qualche spesotta da fare, che possono essere i TL Smoother di cui vi ho parlato prima, i MOSFET di cui vi ho parlato all'inizio, più il PLA e le ore di stampa che sono servite per stampare tutti questi upgrade. Però devo dire che il risultato finale è veramente molto buono. L'upgrade definitivo che si potrebbe fare sarebbe quello di sostituire per intero il telaio con quelli in alluminio come conosciamo per esempio sulla Ender 3 o su stampanti di questo tipo, le ultime stampanti desktop di questi ultimi anni. Con questo ci avvicineremo ad avere una stampante perfetta. Una cosa che ho notato con l'ultimo cambio di boccole che abbiamo fatto poco fa è che la stampante è diventata incredibilmente silenziosa. L'unica cosa che si sente ancora girare molto forte, non so se si riesca a capire adesso dal video perché sto usando il lavalier, è la ventola di raffreddamento del PLA. Tutto il resto è diventato veramente veramente silenzioso. Se vogliamo ricapitolare tutto quello che abbiamo detto, abbiamo un tot di pezzi da stampare per le modifiche strutturali, per renderla più solida e andare a chiudere tutte quelle vibrazioni che ci sono dopo il montaggio iniziale. I TL Smoother, che vanno a lavorare sulle correnti parassite generate dai motori e che quindi migliorano la situazione anche a livello di rumorosità, anzi soprattutto a livello di rumorosità. Ultima modifica, le boccole, che hanno dato il tocco finale. E se volete ancora aggiungere un particolare, ora che stiamo stampando, ho appoggiato la stampante su un tappetino di quelli che si usano sotto le lavatrici per andare a togliere le rumorosità e per evitare che la lavatrice vada a spasso. Fatto questo, direi che tutto è perfetto. Quella che vi ho fatto vedere oggi è una stampante, chiamiamola di prima generazione. In verità non è la prima generazione, perché la prima generazione risale a un bel po' di tempo prima. Ma diciamo di tutta una serie, questo qua in particolare è il clone della famosissima Prusa, che ha portato la stampa 3D sulle scrivanie di tantissimi hobbisti, me compreso. Questa stampante l'ho acquistata circa 3 anni fa a un prezzo poco superiore ai 100 euro e adesso la si può trovare tipo su eBay a prezzi che arrivano in circa ai 90 euro, 90-100 euro. Non è una stampante per tutti perché, a differenza delle altre, richiede tantissimo tempo per essere assemblata. Io ai tempi mi ricordo di averci impiegato 8-10 ore, non ricordo bene. E una volta finito il montaggio non è che si accende e si stampa bene, ma occorre avere un po' di accorgimenti sia durante il montaggio sia dopo per andare a sistemare alcune cose per riuscire a farla funzionare a dovere. Per contro vi dico che c'è tantissima gente che la utilizza montata stock, montata così come arriva, senza nessun upgrade, ottenendo già buonissimi risultati. Quindi a chi consiglierei una stampante del genere nel 2020? A chi ha tantissima voglia di smanettare, per tutti i motivi che vi ho detto poco fa. Tutte le problematiche che salteranno fuori durante il montaggio vi aiuteranno a prendere confidenza con tutti quelli che sono i parametri della stampante, nonché dello slicer stesso, in quanto dovrete adeguare i parametri a quella che è questa stampante. Io sono riuscito a stampare a 60 mm al minuto, ottenendo dei risultati molto buoni, ma ho sempre avuto grandissime difficoltà a stampare oggetti piccoli e sottili, come ad esempio il camino della Benchy, della nostra barchetta, che per quanto andassi basso di velocità usciva sempre fuori una sbrodolata di filo
ammucchiata sopra. Ma vi assicuro che tutte le parolacce che direte per imparare a usare questa stampante, per imparare a stampare con questa stampante, verranno ripagati con un sacco di esperienza. Cosa ne dite? Vi è piaciuto questo video un po' fuori moda? Non mi resta quindi che passare ai soliti noiosissimi saluti e a chiedervi di lasciare un like se vi è piaciuto il video e soprattutto a iscrivervi al canale, perché in questo modo mi supporterete e riuscirò a portarvi contenuti sempre più interessanti e recensioni sempre migliori. Quindi vi ringrazio anticipatamente per il supporto e vi do appuntamento a un altro episodio qua a 67 Lab. Da Andrea è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao!